Benvenuti in questo nuovo video, siamo qua nella Mode Vita da Gangster. Nel video di ieri, nel secondo canale, ci siamo lasciati che vi ho fatto vedere come stava Francesco, il figlio di Franklin. E in questo video andiamo a prenderlo e gli faremo una bella sorpresa, ragazzi. Perché ieri quando siamo andati a scuola ha visto gli amici che non aveva visto durante tutta l'estate e ha visto che avevano delle moto, i motocross. Quindi in questo video gli faremo una sorpresa. Perfetto, buttiamo questo bicchierino di whisky, lo mettiamo qua, nessuno mi ha visto, e andiamo da Francesco a scuola. Quindi vi ricordo sempre il secondo canale, che sto caricando tantissimi video e sempre inerenti a questa serie, pure Vita Reale, DCJ e LSPDFR, ve lo lascio in descrizione. E stamattina siamo con questa Ferrari Roma Spider, rarissima pure questa. Gli raccompagniamo Francesco con la Temerario, stavolta andiamo a prenderlo con la Ferrari Roma Spider. Perfetto, saliamo ragazzi. Ok, perfetto. Poi posiamo questa e prendiamo il Dodge Ram TRX, perché appunto ci serve un pick up che ci permette di caricare la moto all'interno. Perfetto, andiamoci subito. Andiamo verso la scuola. Bellissima Roma Spider per settembre. Ci sta veramente alla grande, perché comunque non fa né caldissimo e né freddo, quindi temperatura adatta per le macchine, diciamo così, scappottabili. Tantissima roba veramente. E siamo arrivati alla scuola privata di Francesco Clinton. Ok, adesso ci fermiamo e aspettiamo che esce. Mi accosto qui. Perfetto. Ok ragazzi, aspetto che suona la campanella e aspetto che esce. Ok, perfetto ragazzi, sta arrivando Francesco e giustamente gli amici se ne vanno con la moto, ragazzi. Quindi sta cosa non è giusta. Vedete, perché non l'avesse visto nel secondo canale. Eccolo qua ragazzi. Ok. Uè, com'è andata a scuola? Tutto a posto? Adesso seguimi, ok? Ok, perfetto ragazzi, andiamo un attimo al casinò e andiamo a prenderci la Dodge Ram TRX. C'è una sorpresa per te, eh? Non ti dico niente, non ti dico niente. Adesso vieni con me e ti farò vedere. Comunque ragazzi, è veramente bravo e l'ho detto pure nel secondo canale, per ora, non fuma, non beve, non ruba. Frequenta persone giuste, studia, gli piace pure studiare. Poi chi lo sa ragazzi, crescendo può darsi pure che prenderà esempio da noi, questo non lo sappiamo. Ok, ci siamo quasi al casinò. Dai, mannaggia sto traffico. Stiamo volando. Ok. Perfetto ragazzi, eccoci qua. Ed ecco il mostro, quindi lasciamo un attimo la Ferrari qua, perché tanto ci penserà il maggiordomo del casinò, visto che comunque noi abbiamo la suite qua dentro comprata, ci penserà lui. Perfetto, Francesco, seguimi. Ok, vieni. Guardate qua ragazzi, che bestia. Dodge Ram del 2024. Fighissimo, guardate qua che interni. Ok. Allora, adesso ci dobbiamo dirigere alla concessionaria qua sopra, ragazzi, a Sandy Shore, Sanciski. Ok. Vai. Vabbè, questa arriva subito, ragazzi, eh.
è un pick up bello veloce. Vai. Ma qua c'è il border check come sempre. Ok. Perfetto ragazzi, siamo passati. Vai. Ci siamo quasi. Ma dobbiamo girare a breve, eh? Rallentiamo. Ok, ed ecco qua la concessionaria. Buttati. Oh, perfetto. Allora aspettate ragazzi, visto che dobbiamo comprarlo, ci mettiamo nella zona a ritiro, che credo sì che sia qui. Perfetto. Perfetto, vieni France, che c'è una sorpresa per te. Guarda dove l'ho portato. Vieni, vieni. Già mi stavano aspettando ragazzi, ovviamente. Boom. Buongiorno. Salve, vieni Francesco. Ok ragazzi. E ovviamente ragazzi, tanto per cambiare, non ha neanche visto le altre moto, si è fiondato su questo ragazzi, un KTM. Qua comunque ne abbiamo un bel po', però forse quelli là più piccolini, piccolini per modo di dire, che questo è un 4,50, però forse i più piccolini sono questi, perché poi questo qua, vedete, Oswarn 701, qua abbiamo il Beverly, che cosa deve fare col Beverly? La Ducati Panigale. Qua abbiamo, cos'è, un Harley questo? Boh. Di qua abbiamo pure, sì, che moto è? Harley Davidson, ok. Pure questa, suppongo. E vabbè, quella Lamborghini, ragazzi, assurda. Sì, diciamo l'unica piccolina è quella là, ragazzi, cioè. Vediamo un po'. Belle qua sul cavalletto. Entra Zorda, che una è mia. Bellissima, ci prendiamo questa, ci prendiamo questa ragazzi, proprio con la livrea bella KTM, perché questa qua è una livrea comunque, questa qua è un colore senza livrea, ma questa è bellissima ragazzi. Top. Allora ci prendiamo questo, eh. Ok, vieni, vieni. Ragazzi, sto facendo fare un giro di pratica. Vai piano, eh. Vai piano. Così. Ok. T'avevo insegnato, già avevamo guidato comunque la pit bike. Vai piano, eh. Mi raccomando. Così come sta. Lasciacelo da pochissimo. Attento qua, eh. Ok. Perfetto. Così, piano, ragazzi. Devo andare piano. All'inizio devo andare molto, molto piano. Ok. Perfetto, parcheggia di qua. Ok. Mo ritorno indietro un pochino più accelerando, ok? Vai, vai. Ehi, siamo calmi. Vai. Mamma mia, ragazzi. Vabbè. Ok ragazzi, andiamolo a posare e portiamolo a casa adesso. Scendi, scendi. Mamma mia. Ok, perfetto ragazzi, l'abbiamo preso. Direi ottimo acquisto per Francesco, così almeno più si impara e più finalmente si decide ad andare a scuola da solo. Ovviamente ragazzi, ha voluto il 4,50, l'abbiamo accontentato, però comunque
Il patentino non lo può prendere a quest'età, può prenderlo massimo 50 qui. E mo vediamo un attimo cosa fare, ragazzi. Lo facciamo stare un po' con questo legalmente, però assicurato e tutto. Però poi lo convinceremo a farsi un 50, quindi questo qua lo vorrà usare comunque nel fine settimana, giusto poco, perché è comunque pericoloso questo. Ok, noi ragazzi ci andiamo a fermare al casinò. Ok, noi ci fermiamo al casinò. Vediamo se la Ferrari c'è ancora. Sì, ok. Perfetto ragazzi, noi ci fermiamo qua. Fatemi sapere cosa ne pensate dell'acquisto, che a parer mio è fighissimo questo KTM, credo che sia del 2006. E nulla, comunque, bello completo, nel senso scarico a Krapovic, poi sicuramente gli farò verniciare i cerchioni. E niente, quindi come siamo rimasti che lo guido un po'. Poi gli dirò la verità, nel senso che si devia il patentino 50, ragazzi, e poi gli facciamo un cinquantino. E questo qua lo usa comunque in uno spazio privato nostro, perché comunque ha voglia, ragazzi, abbiamo un sacco di ville che si può fare un sacco di giri con questo. Poi vediamo, ragazzi, vediamo, sempre se non fa storie. Fatemi sapere cosa ne pensate, con questo è tutto e noi sentiamo al prossimo video. Bella!